Amici di Fano TV, ben trovati. Oggi ci troviamo a Fermignano perché una nota azienda del territorio presenta e promuove il suo calendario. Venite insieme a me a scoprire i protagonisti. Ivan Calandra è il responsabile della comunicazione della Midor, ma è anche il responsabile di questa iniziativa, che tra l'altro non è nuova, perché negli anni e nel tempo ci sono stati altri calendari ed altre iniziative importanti che adesso Ivan stesso ci racconterà. Tra l'altro questo calendario ha delle peculiarità e delle caratteristiche differenti rispetto alle edizioni passate e quindi vorrei che fossi tu a raccontarci tutto quanto. Sì, grazie a voi di Fano TV. Abbiamo fatto questa iniziativa del calendario a distanza di un mese perché il 29 settembre abbiamo presentato le borracce insieme al sindaco di Fermignano e al preside dell'istituto Donato Bramante e omaggiate agli alunni della scuola. A distanza di un mese, quindi il 29 di ottobre, ripresentiamo un'altra iniziativa Midor in collaborazione col Comune dove ci tenevamo essere partecipi, che è il calendario 2021. Questo calendario è molto rivolto al territorio perché siamo partiti da Fermignano, perché l'azienda opera da 38 anni su Fermignano e quindi ci sembrava un gesto carino promuovere il nostro territorio e far conoscere Fermignano a tutta Italia. Perché facciamo conoscere Fermignano a tutta Italia? Perché il calendario verrà stampato in 15.000 copie formato da muro e 15.000 copie formato da tavolo, quindi più piccolino che può stare anche sulle scrivanie. Omaggiato a tutti i nostri clienti diretti e indiretti e a tutti coloro che faranno l'acquisto sia nel punto vendita in via Metauro Fermignano e tutti coloro che faranno l'acquisto anche sul sito Midor o sul portale Amazon dove noi vendiamo prodotti e li vendiamo in tutta Italia, quindi tutti coloro che faranno un acquisto riceveranno in omaggio il calendario. L'accompagneranno le immagini di Fermignano per tutti i 12 mesi del 2021 e così facendo possono scoprire, per chi già non lo conoscesse, Fermignano in diverse angolazioni, dove abbiamo ripreso la torre e il ponte di Fermignano, dove abbiamo preso anche uno scorcio del Palio della Rana che si tiene la domenica dopo Pasqua, la cosiddetta Domenica in Albis, a settembre il Gran Premio del biciclo ottocentesco e il Natale a dicembre in piazza con il mega albero e il mega panettone. Quindi ci siamo sentiti con il sindaco era ben contento di aiutarci e siamo qui a distanza di un mese per riproporre quest'altro evento. La Midor è una realtà importante nel territorio perché da ben 38 anni esercita questa attività di formulazione e commercializzazione di detergenti professionali. Quindi si parla di detersione, igienizzazione e per stare al passo con i tempi anche di sanificazione. Naturalmente con un'attenzione ampia all'impatto ambientale e quindi io vorrei parlare proprio con il titolare Maurizio Dini per sapere appunto qual è il segreto di tanta longevità e di tanto successo dei suoi prodotti in un momento particolarmente delicato come questo. Allora, il successo della nostra azienda è la naturalità. Noi ci siamo sin da subito ispirati dal 1982 alla natura, a essere sempre più vicini alla gente, perché amiamo questi luoghi. Li vogliamo vivere questi luoghi, ci teniamo molto perché se ci ragioniamo bene in fondo diciamo che i privilegiati alla fine siamo noi dell'entroterra. Questo periodo, più o meno lockdown adesso, lockdown questa primavera, ci ha dimostrato che noi dobbiamo vivere con la natura, dobbiamo conviverci, dobbiamo ispirarci alla natura, perciò dobbiamo proporre, ecco anche il motivo di questo calendario, dobbiamo proporre il nostro territorio, perché i primi non credici forse siamo noi. E rimarco, dico bene a chiaro e tondo, che i privilegiati siamo noi. Dunque, dobbiamo partire anche da un punto ben preciso che forse la gente non si rende conto, non ci si è mai concentrata, noi tutti, a partire da me, che all'incirca siamo così sensibili, attenti a quando facciamo spesa al cibo e consumiamo circa un decimo di quel che respiriamo, perché un essere umano all'incirca consuma 1,5 kg di cibo al giorno. È giusto quando andiamo a far spesa che verifichiamo qual è il cibo migliore, più salutistico, ma è altrettanto giusto che ci concentriamo nel respiro, perché noi consumiamo
anziché 1,5 kg, 2 kg di cibo, circa 15 kg d'aria al giorno, e respiriamo circa 23.000 volte al giorno, ma stiamo parlando di persone normali che non fanno attività fisica, perché ovviamente se si fa attività fisica questo dato varia di molto. Perciò è bene che impariamo a concentrarci, a convivere con un buon respiro. Questo lo possiamo ottenere, il buon respiro, solo ed esclusivamente dove c'è meno inquinamento. Quindi dobbiamo frequentare gente, posti e paesi dove c'è un pochino meno frequentazione, meno concentrazione di esseri umani. E qui a Fermiano, le nostre valli, è il massimo, i nostri dintorni. Un'acqua bella, cristallina, ancora cosuto si riesce a trovare, ma se partiamo, andiamo su qui alla mia sinistra, andiamo su in cima al Pietralata, ovvero proprio nella punta del Furlo, lì man mano che andiamo su ci sono itinerari per tutti, quindi più o meno impegnativi, ma andiamo su, ci ossigeniamo regolarmente e veramente incameriamo un sacco di buon respiro. Un respiro meraviglioso, fantastico, che poi se non c'è possibile, che non riusciamo ad andarci, allora noi di Midor ci siamo organizzati nella divulgazione di oli essenziali. Gli oli essenziali ovviamente è un rimedio naturale, è un grosso contributore sempre per le vie respiratorie ed è sufficiente, poche gocce al giorno, costi bassissimi, mette nei diffusori elettronici e se non abbiamo il tempo non ci impegna con una passeggiata, perché quando andiamo a letto li mettiamo nella camera e una mezz'oretta e ci fa fare un buon sonno ristoratore. Se non riusciamo a fare un buon sonno ristoratore ci svegliamo meglio la mattina e di conseguenza tutto ci migliora, tutto ci si alleggerisce con il buon umore. È un buon umore dovuto proprio da questo buon sonno ristoratore. E gli oli essenziali intervengono anche nella serotonina, che ci danno solarità e ci danno tranquillità giornaliera. Quindi per affrontare questo mondo così impegnativo, noi di Midor cerchiamo, come nell'arte, di fare la nostra parte. Diamo il benvenuto al primo cittadino, il sindaco di Fermignano, Emanuele Feduzzi, e devo dire, sindaco, che oggi è un appuntamento insomma particolarmente importante per un duplice aspetto. Il primo, quello di una realtà industriale presente nel territorio, e poi anche un messaggio turistico che stiamo dando con la presentazione di questo calendario. Midor è un'azienda che sta molto vicino al nostro territorio, è un'azienda che insieme a noi ha già fatto una partnership proprio esattamente un mese fa. Essendo Fermiano il comune più riciclone delle Marche, tra i 5 e i 15 mila abitanti, insieme a Midor abbiamo collaborato per regalare a tutti i ragazzi delle medie, delle scuole medie, quindi secondarie di primo grado, una borraccia termica in alluminio che ha permesso di abbattere di evitare la produzione di 50.000 bottigliette l'anno di plastica. Insieme a loro abbiamo fatto appunto, poi Midor ha studiato questo nuovo progetto, quindi questo calendario che verrà distribuito a tutto il loro portafoglio clienti, oltre 20.000 copie appunto, che è stato regalato alla città di Fermignano, perché all'interno, sfogliandolo, si potrà trovare non soltanto gli scorci più belli ma anche le nostre tradizioni, come appunto il paglio della rana o il torino storico oppure il gran premio del biciclo ottocentesco, che sono parte del nostro DNA, parte della nostra storia, oltre a vedere appunto gli scorci più belli. Questo che cosa ci permetterà? Ovviamente anche da un punto di vista turistico e soprattutto di valorizzazione del nostro territorio, perché arriverà a livello internazionale. Appunto Midor è un'azienda che lavora a livello europeo, quindi permetterà di far arrivare il nostro territorio, la Valle del Metauro, soprattutto Fermignano, in tutta Europa, soprattutto dentro le case di tutta Europa. Di forte impatto territoriale, la promozione di questo entroterra straordinario di Fermignano. E allora, se si parla di una città, se si parla di tutti gli eventi ad essa correlati, dobbiamo necessariamente parlare con il presidente della Proloco e naturalmente Alessandro Pesaresi. Ben trovato. Sì, la Midor ci ha dato una grande opportunità con questa iniziativa, sia a tutto il territorio, ma in particolar modo anche a noi come Proloco, dove ci rappresenta nei nostri eventi che durante l'anno facciamo. Quindi è un grande onore per noi essere dentro il calendario della Midor.
le nostre manifestazioni che durante l'anno si svolgono è un'opportunità sia per il paese sia per tutto ciò che ne gira intorno. Sono 12 gli scatti importanti di questo calendario, quelli realizzati da Bruno Guleni. Naturalmente un calendario da scoprire, una Fermignano esaltata dalle sue sapienti mani, e quindi io direi che ci possiamo salutare qui. Da Fermignano è tutto, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.